Un ponte simbolico tra il Giappone e l'Italia, ma anche tra l'antico e il nuovo. Al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone arrivano i ponti di luce di Oki Izumi, scultrice giapponese residente a Milano, che per il Museo Genovese ha selezionato una serie di opere che rimarranno in mostra sino al 1 ottobre 2017. La mostra, inaugurata mercoledì pomeriggio, è incentrata sulla lavorazione del vetro industriale, che tra le mani dell'artista si trasforma, tra curve sinuose e angoli smussati, diventando di volta in volta uno skyline trasparente che rappresenta passato, presente e futuro, le onde dei mari giapponesi, conchiglie surrealiste e prismi luminosi, i cui riflessi baluginano sulle opere d'arte antica in esposizione nella stessa sala. Lo scopo, conferma anche l'artista, è proprio quello di sottolineare, attraverso la trasformazione di un materiale duro e poco malleabile in qualcosa di morbido e plasmabile, il contrasto tra l'antichità e la modernità. Allo stesso tempo evidenziare i punti di contatto tra le due sfere temporali.